Johann Sebastian Bach non fu un sedentario. Se tracciata su una cartina della Germania, la mappa della sua vita apparirebbe interessante e complicata. Si partirebbe da Eisenach, dove Bach venne al mondo ultimo di 8 fratelli. Già lì forse furono piantati i semi di un futuro forte interesse per la tecnica di costruzione degli strumenti musicali. Il cugino di suo padre, Christoph Bach, era organista e costruttore d'organi. Come ci informa il musicologo Christoph Wolff, forse durante la riparazione di un vecchio organo nella chiesa di San Giorgio, Sebastian bambino ebbe occasione di strisciare dietro la facciata dello strumento per osservare quello che succedeva all'interno. Qui avrebbe visto canne di metallo e in legno, somieri, ventilabri, mantici e altri componenti di un grande dispositivo, la cui complessità era ineguagliata da qualsiasi altra macchina del XVII secolo. Da Eisenach ci si sposterebbe poi, circa 9 anni dopo, alla scomparsa di entrambi i suoi genitori e al trasferimento a Ohrdruf, dove suo fratello maggiore, Johann Christoph, organista di buon prestigio, lo avrebbe iniziato agli studi musicali facendogli frequentare il ginnasio locale. Si racconta che Johann Christoph fosse molto accorto nell'educare il Bach bambino, al punto che aveva nascosto in un armadio, chiuso da una grata, delle pagine di musica di autori contemporanei non ritenuti adatti alla cultura in formazione di un bambino. Tra questi Froberger, Kerl, Pachelbel. Ebbene, si racconta che Bach, per 6 mesi, nelle notti di luna piena, infilò le sue piccole mani attraverso la grata, arrotolando le pagine ed estraendole per ricopiarle senza far rumore su un quaderno. Leggenda o realtà, fatto sta che la sua formazione sarebbe continuata alla Michaelisschule di Lüneburg, dove avrebbe approfondito l'organo e la composizione. Nemmeno 18enne, appena finiti gli studi, avrebbe trovato lavoro presso la Cappella Principesca di Weimar, come violinista nel 1703. Dall'agosto dello stesso anno, per raggiungerlo, avremmo dovuto spostarci ad Arnstadt, dove lavorò come organista alla Neue Kirche. Nel 1707 è la volta di un nuovo incarico da organista a Mühlhausen, dove sposò la prima moglie, la cugina Maria Barbara Bach. E ancora, nel 1708 si conferma organista, stavolta al servizio privato del duca di Weimar, il quale, visto che l'inarrestabile carriera di Bach sembrava destinata ad aggiungere ulteriori maglie a quel saldo reticolo che già aveva tessuto attraverso la Germania, pensò bene di prevenire ulteriori trasferimenti. Per non farsi sfuggire un talento eccelso, nel 1717 cercò di placare l'ambizione di Bach, tenendolo in prigione per quasi un mese. Ma invano, nel 1717 arrivò finalmente a Köthen, alla corte dell'illuminato principe Leopoldo. In quel contesto, a Bach non erano più chieste composizioni legate a celebrazioni liturgiche, come invece capitava prestando servizio presso chiese e istituzioni religiose. Messe da parte, cantate e oratori, Bach poté finalmente dedicarsi a musica più mondana e di intrattenimento. Gli interessi musicali di Bach, infatti, andavano ben oltre il solo ambito sacro. La sua vivacità intellettuale sembrava non conoscere limiti. Addirittura, nel 1705, il giovane Bach prese un congedo dai suoi incarichi lavorativi, rischiando anche il licenziamento, visto che non fece rientro entro i termini pattuiti di 4 settimane, ma dopo 4 mesi, per affrontare un viaggio ritenuto leggendario. Percorse a piedi i 400 chilometri che separavano Arnstadt da Lubecca, solo per andare ad ascoltare il depositario della più alta tradizione organistica europea, Dietrich Buxtehude. Ed ecco che incontriamo di nuovo il Bach intellettuale e rigoroso, che costruisce uno stile personale sulle solide fondamenta del barocco tedesco. La pulsione che trascinò Bach per 400 km, con relativo ritorno, sulla strada di Lubecca, fu la ricerca della maniera più avanzata di comporre musica polifonica, ossia composta dalla compresenza organizzata di più linee melodiche suonate contemporaneamente. E nel tardo barocco, una delle tecniche più raffinate di composizione polifonica era la fuga, che Bach avrebbe fatto sua più di ogni altra. Ed è da questa tappa che ripartiremo nel prossimo episodio dedicato ai viaggi di Bach.